farò la presentazione in italiano. Il tema di questa presentazione è condividere con voi alcuni dei risultati che sono emersi da una ricerca che abbiamo condotto l'anno scorso con la collaborazione e il supporto della Trentino School of Management, sulla conversazioni online che riguardavano il Trentino come meta turistica. Quindi, rispetto a molti degli esempi incontrati finora, la cosa interessante è lo spostamento verso l'attenzione diretta dell'utente, perché queste conversazioni sono quelle tra i turisti o potenziali turisti, che quindi sono diventati il focus. Questo perché, per completare quello che diceva il dottor Capa prima, Aref si occupa sì di studiare le tecnologie digitali e la comunicazione, ma con un punto di vista che parte dalle scienze sociali. Infatti, sia la barba che le maniche tirate su suggeriscono che io sia un sociologo. Allora, quello che cercherò di fare in questi 15 minuti è di darvi un veramente rapidissimo sguardo sul metodo che abbiamo utilizzato per focalizzarmi di più sui risultati che credo siano interessanti per chi, come molti dei presenti, si occupa di costruire tecnologia a servizio del possibile pubblico di turisti. Allora, la domanda che ci siamo posti è, come le persone parlano sul web, del Trentino come una destinazione turistica. Abbiamo cercato di rispondere combinando due, tecniche proprie della ricerca sociale, che sono la mappatura, quindi l'analisi di rete e l'analisi situazionale che indica sostanzialmente l'immersione nel punto di vista del turista o di chi partecipa a queste conversazioni, in quanto il nostro oggetto di studio erano le conversazioni, per cercare di ricostruire l'insieme di significati e il tipo di pratiche sociali che le persone mettono in atto quando usano il World Wide Web per parlare di una località, e in questo caso il Trentino, come una destinazione turistica. Una premessa va fatta, nel senso che l'anno scorso il progetto era sperimentale e ci siamo focalizzati su un social media ante litteram, forse, nel senso che abbiamo studiato i forum online che hanno molte delle caratteristiche dei social media contemporanei, ma che vengono normalmente associati con il cosiddetto web 1.0. La cosa, quest'anno, in collaborazione con altre istituzioni stiamo ampliando il lavoro di ricerca, includendo i social media, diciamo così, propriamente, anzi, impropriamente detti, propriamente detti. Come abbiamo fatto la mappatura? Anzi, prima di tutto, perché abbiamo fatto la mappatura? Perché abbiamo cercato di mappare dove venivano queste conversazioni? In particolare per identificare i mondi sociali nelle quali queste conversazioni hanno luogo. Una cosa che mi ha colpito questa mattina è che quelle poche volte in cui si è parlato dei turisti, si è parlato del turista, no? Come se esistesse una tipologia unica di persona che fa il turista. Invece, quello che noi abbiamo cercato di ricostruire è quali sono i diversi raggruppamenti sociali nei quali le persone parlano del Trentino, dal punto di vista. Le tecniche di network che abbiamo usato ci hanno aiutato a concentrarci sulle connessioni tra i diversi siti web, quindi per cercare di capire se questi pubblici erano distribuiti su piattaforme tecnologiche diverse, in modo tale da chiarire il processo di comunicazione che permetteva a un concetto in qualche modo di venire identificato. In seconda fase, questi risultati sono stati utilizzati poi dalla TSM, il nostro partner in quel progetto, per fare dei ragionamenti dal punto di vista del marketing turistico, con anche, devo dire, risultati interessanti, nel senso che li abbiamo indirizzati verso temi che altri competitor stavano trattando, ma che ancora in Trentino erano, diciamo così, trascurati. Il modo in cui abbiamo fatto questa operazione è che siamo partiti da una serie di luoghi noti, diciamo, agli esperti di turismo
dei forum noti sulla discussione sul tema del turismo in Trentino. Abbiamo raccolto in queste pagine di iperlink con un procedimento a valanga, siamo andati a fare la stessa cosa in ricorsivo anche nelle pagine raccolte, raccogliendo quindi un totale di circa 10.000 nodi, quindi abbiamo analizzato circa 10.000 pagine, che poi sono state inserite in delle matrici che ci hanno permesso di creare dei grafici di rete come quello che vedete nella parte destra della slide. Da cosa è fatta questa rete che noi abbiamo analizzato? È fatta prevalentemente, è interessante perché è fatta da isole. Praticamente quello che noi abbiamo trovato è che ogni piattaforma, ogni sito, è sostanzialmente autonomo rispetto agli altri, non si parlano, i collegamenti sono molto pochi, perlomeno tramite iperlink. Ci aspettiamo che questo cambi quando andiamo a guardare i social network tipo Facebook, perché c'è la pratica abituale di importare iperlink, però per quanto riguarda i siti dei forum sono tutte delle isole separate, a parte una che è quella che vedete sotto TripAdvisor col nome non molto fantasioso di componente zero, che invece aveva un certo grado di diversità al proprio interno, che è quella su cui poi ci siamo concentrati un po' di più. Tornando al tema dei mondi sociali, quello che ci dice, che dal punto di vista del marketing non è una grossa novità, però è interessante trovarne la conferma anche in questo caso, che come vedete i vari siti, a parte TripAdvisor che ha un forum di carattere generalista, sono tutti legati a specifiche categorie di turisti, quindi dal cicloviaggiatore alle mamme, dagli amanti della mountain bike a chi fa gli amanti della Triumph come moto e quant'altro, più qualche sito minore, cioè minore nel proprio peso, di turismo di carattere generale. Questo dà dei suggerimenti a chi si occupa poi di comunicazione turistica, perché ovviamente suggerisce che la segmentazione del mercato è da prendere in maniera molto seria. Questa è la componente, diciamo, più diversa, quella chiamata componente zero, nel quale c'è una parte centrale. Qui abbiamo rimosso nella immagine che vedete le pagine web che facevano riferimento all'Alto Adige e non al Trentino, che è una cosa interessante perché è quello che fa vedere queste cose come scollegate, perché sarebbero collegate da siti che parlano di Alto Adige, e qui si vede una distribuzione anche qui di una molteplicità di dimensioni. Giusto per darvi un'idea, nei nostri 10.000 nodi la distribuzione, diciamo, geografica delle conversazioni riguardo al Trentino era questa che vedete, no? Con discussioni sul Trentino in generale che contavano per circa un quarto delle conversazioni delle quali si parlava di Trentino, per poi muoversi verso la Val di Fassa e altre. Alcune cose sono interessanti, per esempio la Val di Fassa è la destinazione, noi abbiamo considerato pagine solo in lingua italiana ed è la destinazione del Trentino preferita dal turista italiano. Lo stesso non si può dire del parco di Paneveggio, che invece risulta molto presente. Questo ci indica che probabilmente o il parco di Paneveggio è particolarmente interessante o chi si occupa della presenza web del parco di Paneveggio fa un ottimo lavoro. Ecco. L'elemento successivo, abbiamo selezionato in questa componente più diversa. Siamo andati a analizzare alcune conversazioni, in particolare in maniera profonda, per cercare di capire cosa le persone cercano sui forum. E quello che cercano, in parte è stato detto anche questa mattina, è stato interessante il moderatore della sessione della mattina, di cui mi scuso, non ricordo il nome, che indicava come le persone tendono a fidarsi di più delle cose che chiedono online che non dei siti istituzionali, ed è una cosa che effettivamente abbiamo notato anche noi e abbiamo cercato anche di interpretare. Perché la prima cosa che le persone fanno più di frequente e con maggiore intensità nei forum online, chiedono dei consigli agli altri.
consigli del tipo, voglio, questo che c'è citato qua, non so se riuscite a leggerlo, credo di sì, più grosso, a sinistra appunto una persona dice vorrei soggiornare a Malé, hai qualche struttura da consigliarmi? Sì, sono tranquillo. E un altro degli elementi interessanti che è venuto fuori, che ho sottolineato anche prima, dal punto di vista della comunicazione del Trentino online, è quella che abbiamo chiamato confusione geopolitica. Sarà che io non ho fatto le scuole elementari in Trentino, sono qui solo da 10 anni, ma sul mio sussidiario il Trentino andava insieme all'Alto Adige e questa cosa si riscontra anche nei forum online in maniera evidente. La maggioranza dei turisti italiani trattano le due territori del Trentino e dell'Alto Adige come un tutt'uno. Un'altra delle cose interessanti che abbiamo notato sui forum è che le persone li utilizzano soprattutto in forum dedicati ad attività specifiche, questo è il caso dei appassionati di mountain bike, li utilizzano per organizzare delle proprie attività fisiche, offline, e oltretutto si preoccupano molto degli aspetti economici delle attività turistiche, quindi chiedono molto consigli su come risparmiare. Okay. Il tema fondamentale è che la fiducia posta nelle altre persone che frequentano i forum viene usata come un filtro alle informazioni per sottolineare quelle più rilevanti. Quindi in conclusione, perché siamo veramente alle ultime due slide, perché le persone vanno sui forum e non sui siti istituzionali nell'analisi che abbiamo fatto noi, principalmente per quattro motivi fondamentali. Per una difficoltà nel trovare sui siti istituzionali informazioni focalizzate. Cosa si intende per informazioni focalizzate? Il consiglio normalmente è mi suggerite un albergo, non tutti gli alberghi presenti sul territorio, no? Quindi, giustamente un sito istituzionale li presenta tutti, ma le persone a volte hanno bisogno in qualche modo di un sostituto dell'agente di viaggio che gli indica una semplice soluzione, che oltretutto viene percepita come personalizzata perché viene data da un'altra persona una domanda specifica e affidabile proprio per un'idea di legame fiduciario che è ulteriormente rafforzato nel caso di comunità online chiuse nei quali l'accesso avviene solo dopo vari processi di selezione. In sintesi, i forum sono una scorciatoia per le persone verso le informazioni rilevanti. Per concludere, provando a rispondere, perché, come le persone parlano sul forum, sui forum in questo caso del Trentino come una destinazione turistica, la prima domanda a cui abbiamo cercato di rispondere è dove lo fanno? Lo fanno in sottoinsieme di pagine web che si parlano tra di loro ma sono scollegate rispetto a tutta un'altra serie di sottoinsiemi che hanno una relativa omogeneità interna, quindi tendenzialmente appunto gli amanti del mountain bike non linkano TripAdvisor, ma si linkano solo tra siti di amanti del mountain bike. E sono quelli che possono essere interpretati come mondi sociali diversi, quindi persone che condividono delle pratiche e che nel condividere queste pratiche non allargano la dimensione. Il perché è complicato da capire, bisognerebbe lavorarci di più, però si possono fare delle ipotesi. Alcuni, i vari sottoinsiemi presentano dei nodi centrali, cioè presentano dei punti, delle pagine, degli elementi che sono quelli di snodo nel far circolare l'informazione. Come le persone discutono, in particolare sui forum? Chiedono suggerimenti e consigli, organizzano attività collettive, cercano soluzioni che li facciano risparmiare e confondono il Trentino con l'Alto Adige. Oltretutto una delle cose che abbiamo notato, perché non ve l'ho fatto vedere qui, ma abbiamo analizzato anche i linguaggi usati sulle pagine web istituzionali, la scelta di parole e di narrazioni è molto diversa. Mi ricordo che avevamo fatto un lavoro nel quale si notava che il
il tema benessere veniva trattato in maniera diversa sui forum e sui siti istituzionali, che ci suggerisce che se una persona usa le parole che usa sul forum per cercare su Google, tendenzialmente non trova i siti istituzionali. Quindi quello è una, questo disallineamento tra dei modi di raccontare le cose è un tema abbastanza importante. E, per riassumere, questa relazione complessa però tra forum e siti istituzionali, la relazione non è basata su conflitto, cioè non sono due cose in conflitto, forniscono informazioni diverse che soddisfano esigenze diverse, cioè appunto da una parte si cercano informazioni puntuali, dall'altra si cercano magari informazioni di più ampio respiro. E ho finito, l'ultimo punto. E ogni mondo sociale ha le sue specificità e nelle azioni che puntano a conquistare fette di mercato turistico, queste specificità devono essere considerate. Perché se no c'è il rischio appunto di creare questi disallineamenti che poi rendono meno efficaci le azioni. E io ho finito.